turno infrasettimanale felice per la Vibonese che a Ragusa vince una gara difficile, si mantiene in scia con la testa della classifica e soprattutto prepara una vigilia eccezionale per il grande appuntamento di domenica, quando a Luigi Razza arriva la capolista Trapani con la prospettiva di riaprire i giochi di un campionato che la squadra del presidente Caffo sta interpretando in maniera straordinaria, al di là di ogni più rosa previsione di inizio stagione. I ragazzi di Antonio Boucher conquistano contro il Ragusa la 15ª vittoria stagionale, che non basta però a mutare la situazione in classifica, ma vincendo domenica i rossoblù potrebbero inserirsi prepotentemente nella lotta al primo posto. A Ragusa esordio dal primo minuto per Favetta, che alla prima vera occasione trova la rete di testa su cross di Gaeta. Nel finale di tempo, in pieno recupero, la Vibonese sfiora il raddoppio con la conclusione di Ciotti respinta dalla traversa. Si va a riposo sullo 0-1, ma nella ripresa Favetta trova il raddoppio e, sempre di testa, batte ancora Freddi. A riaprire il match ci pensa Romano, che direttamente su punizione da fuori area trova una traiettoria imprendibile per De Bello. La gara si infiamma e a pochi minuti dal termine Ciotti porta i suoi sul 3-1, ribadendo in rete una respinta di Freddi. Sul finire del tempo Reinero salta Del Bello e Ragusa riapre nuovamente il match. Il finale è tesissimo, ma la Vibonese riesce a gestire e dopo ben 7 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale. Adesso tutte le attenzioni al Trapani. Il Ragusa è stata la squadra che ci ha rotto le scatole sotto l'aspetto tecnico, tattico, nei giorni d'andata. È quella che davvero ci ha creato tanti problemi. Quindi siamo venuti qua e non abbiamo avuto tempo di prepararla nel miglior modo possibile, ma sapevamo che era una partita molto molto difficile. Sapevamo che le condizioni del campo non erano perfette per come siamo noi abituati a giocare palla a terra, e quindi sapevamo che era una partita piuttosto maschia e piuttosto ardua sotto certi aspetti. Qualche giocatore mio, ecco perché l'arrabbiatura a fine partita, perché l'atteggiamento deve essere atteggiamento diverso. Io non posso accettare che un mio giocatore entra e possa pensare che magari tacco punta è un atteggiamento che non va bene. Quindi ecco, la mia arrabbiatura era quella a fine partita. Poi sai, quando si vince va sempre bene, ma non la vedo così. Io quando devo dire bravi ai miei ragazzi lo dico, e anche contro tutte e tutti. Su qualche atteggiamento di qualche singolo oggi non mi è piaciuto, quindi e su questa cosa qua bisogna veramente cambiare rotta, perché purtroppo le partite sono ancora tante, possono essere partite di questo genere in questo girone di ritorno, perché è un girone di ritorno totalmente diverso rispetto al girone d'andata, e quindi bisogna avere nella testa, bisogna avere una mentalità che quando si affrontano queste partite bisogna dare quel qualcosa in più, che non è sempre mettere il fioretto in bocca, ma ogni tanto anche la spada, il coltello, lo scudo e l'elmetto. Quindi noi ci aspettavamo un Ragusa ben allenato, ben attrezzato, un Ragusa messo bene in campo, e che, come dicevo prima, all'andata è stata una squadra veramente che ci ha messo in difficoltà.